patch del day one installata, online attivo, trasferimenti conclusi e finalmente si parte. Anche quest'anno PES 2019 mette al centro il gameplay, una trasposizione decisamente simulativa anche nei movimenti, nel ritmo e nel realismo di ciò che avviene in campo. La costruzione del gioco è tutto, passaggi precisi, ben calibrati e ragionati sono fondamentali per creare delle situazioni d'attacco, ma è soprattutto la visione di gioco a fare la differenza. Il realismo pervade ogni singolo aspetto del gameplay, animazioni, movimenti, schemi e affaticamento ricalcano in tutto e per tutto quanto si vede dal vivo allo stadio. Alcuni schemi funzionano meglio di altri nelle dinamiche di PES e ogni occasione in attacco può essere sfruttata con queste 3-4 tecniche che richiedono tutta l'attenzione del difensore per essere arginate. Queste e qualche glitch e problema rendono ancora più temibile ogni avanzata avversaria e mentre il COM fatica a tenere a bada queste incursioni, la gestione manuale della difesa sarà la vostra unica arma. Nulla è perfetto dunque, ma nonostante questi aspetti il gameplay di PES 2019 rimane comunque un piccolo gioiello, riuscendo a trasportare in un videogioco la sensazione di una vera partita di calcio, senza scambi tennistici o giochi di prestigio uno dopo l'altro, senza giocatori invincibili o tiri imparabili. Un gameplay che in termini di divertimento cede però anche molto alla tecnica e richiede un livello di apprendimento decisivo, perché senza padroneggiare la difesa del pallone, la selezione manuale di giocatori, le tecniche di tiro, i cross dal fondo e dal limite, il proprio gioco rimane a un livello basilare e poco efficace. Un realismo che ha dunque un prezzo e fa diventare PES un gioco sempre più stratificato. Konami ha quindi creato per così dire un gioco di nicchia, adatto ai puristi della serie e chi vuole un livello di sfida molto elevato, perché quando si ha a che fare con chi riesce ad usare abilmente almeno due o tre delle voci prima citate, si rischia di subire senza scampo. E questo aspetto si espande a dismisura quando si passa online, dove non solo ci si scontra con umani in grado di pensare come noi e di sfruttare le opzioni più efficaci a piacimento, ma subentra anche un aspetto lag che finisce con l'avere un impatto non da poco sul proprio gioco. Nonostante una solita 20 megabit al secondo, sempre in grado di reggere il gioco online in tutti gli altri casi, con PES 2019 ci siamo ritrovati a soffrire di ritardo nell'esecuzione dei comandi in almeno 7 casi su 10, con tanto di icona e avvisi di linea non al meglio. In un gioco dove, lo abbiamo detto, tutte le animazioni sono più lente, qualunque tipo di ritardo nei comandi rende impossibile giocare, e non c'è nulla da fare. Anticipare le scelte a sua volta è impossibile, perché spesso la lentezza con cui si muove tutto, dalla palla ai giocatori, gioca uno strano inganno su dove e come il controllo e il passaggio arriveranno. In termini di modalità, anche PES 2019 sta compiendo la sua transizione verso l'online. Una scarna diventa un mito e una sempreverde ma sempre uguale Master League continuano a offrire qualcosa anche a chi non è dotato di connessione internet, ma che il focus sia spostato tutto su MyClub è innegabile. Sin dall'inizio ogni singola azione contribuisce a guadagnare GP, la moneta virtuale che permette di acquistare nuovi giocatori, rinnovare i contratti e partecipare alle aste per giudicarsi gli osservatori, essenziali per reclutare i calciatori desiderati sulla base delle loro caratteristiche. Una peculiarità del MyClub è infatti il sistema di reclutamento di giocatori. Non esiste la possibilità di cercare il centrocampista desiderato per nome o club di appartenenza, né di partecipare a un'asta per aggiudicarselo, ma bisogna combinare fino a un massimo di 3 osservatori per ottenere la combinazione desiderata. Alla fine di ogni partita si ottiene un osservatore, di qualità random, ma è possibile anche acquistarli con un sistema d'aste tutt'altro che coinvolgente. Se aggiungiamo le tempistiche molto lunghe, questa meccanica che continua a essere riproposta ci sembra contorta, dispendiosa e decisamente poco premiante. A correggere il tiro però ci pensa Konami, che dall'altro lato mette in gioco gli agenti, con la possibilità di convertire immediatamente GP o monete MyClub. Così, dopo appena 4 giorni di gioco, le rose di tutto il mondo si sporcano e ci si ritrova ad avere in tutte le squadre le versioni potenziate di Neymar, Simeone, Mbappé o altri Players of the Week, ovvero i calciatori più in forma del momento. Troppo facile, forse, senza considerare tra l'altro quelli che avendo acquistato la Legend Edition si ritrovano anche Kan, Roberto Carlos, Maldini. Competizione alla mano, MyClub mette a disposizione le partite classificate, semplici match uno contro uno che incidono anche sulla PES League settimanale, gli Open che hanno un accesso a numero limitato e una struttura torneo con gironi e fase finale, i match singoli della Coppa Challenge sia online che contro il COM e le partite co-op, dove fino a 6 utenti possono scontrarsi 3 contro 3 con squadre che vengono fornite
formate dai migliori giocatori di ciascun partecipante. Una modalità che può rivelarsi più divertente di quanto ci si aspetta, con la possibilità di formare clan e mettere in campo un gioco di altissimo livello, quando si trova l'intesa giusta. Non mancano le modalità simulative, dove si agisce da allenatori lasciando a COM il gioco vero e proprio. Infine, sarebbe ingiusto non spendere due parole sulla questione licenze. Se è vero che si è ormai instaurata una meccanica abbastanza costante che rende disponibili dopo pochi giorni dall'uscita dei file opzioni create dagli utenti che sistemano tutte le licenze mancanti, è anche vero che Out of the Box PES 2019 non può contare su nomi, loghi e divise reali di squadre del calibro di Juventus, Manchester City, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Atletico Madrid e così via. La mancanza più pesante è forse quella dell'intera Bundesliga, pur con alcune squadre presenti, mentre l'arrivo dell'International Cup poteva essere sfruttato meglio di 3 partite anonime e un'introduzione di Caressa, soprattutto si considera che dovrebbe sostituire l'oramai persa Champions League. In ogni caso preferiamo dare un peso relativo al fattore licenze, sapendo che un gameplay e un gioco del genere riescono ad attirare gli appassionati indipendentemente dal nome della squadra e dal logo, consapevoli che probabilmente tutti siamo passati da Winning Eleven nei primi PES e quel Air Larkos lo portiamo ancora nel cuore. Graficamente stupendo, simulativo all'estremo, PES 2019 rende finalmente giustizia alla frase «sembra vero» delle nostre madri quando ci vedevano giocare al primo PES quasi 20 anni fa. Un gameplay realistico e pertanto lento, ragionato, punitivo quando si sbaglia, frustrante quando non si imbecca il movimento offensivo giusto. PES 2019 si trasforma in un calcistico di nicchia e chiede ai propri appassionati di evolvere il loro gioco e impegnarsi come non mai. Il problema è che lo fa con le stesse modalità dell'anno scorso, con gli stessi problemi dell'edizione passata e con l'identica mancanza di varietà di offerte che è già stata criticata negli ultimi anni, quasi come se Konami da quell'orecchio non ci sentisse. Vi rimandiamo ora sulle pagine di Spazio Games con la copertura completa relativa al gioco PES 2019. Se vi è piaciuto il video, mettete un like.